Come cazzo è successo? Adesso lo spiego tutto. Abbiamo fatto come le altre volte. Il maggiore ha parcheggiato nel cortile della sua macchina al solito posto. Io mi trovavo sull'autocivetta, al solito parcheggio, da cui lo vedo sempre passare, da qui per salire a casa sua. È l'unico passaggio possibile. Non li ho visti che lo portavano via, perché hanno fatto tutto in pochi secondi e sanno una cosa che sanno solo i condomini, cioè che c'è un corridoio interno che porta all'uscita sull'altra strada. Perché non sapevamo di quest'uscita? Lo sapevamo, ma per il contatto visivo l'abbiamo sempre scartata. Il maggiore sapeva che da quell'ingresso grande io dall'autocivetta potevo tenerlo sotto controllo ogni volta. Ecco. Qui l'hanno caricato e sono andati via. Questo è il suo telefono. L'ha lasciato in macchina, l'ho preso io. Hai già controllato le chiamate? Certo. Da quando è arrivato dalla Turchia non l'ha cercato nessuno. Arkham, Rosso, Daria, nessuno. Nel suo appartamento è guardato. E a che cazzo serve? Scusi. È che se fosse salito in casa l'avrei visto, no? Perdiamo solo tempo. Visto? L'hanno scoperto. Colonnello. Rosso, mi dici che succede? Com'è andato in Turchia, le sa? Bene, perché? Ne parliamo dopo. No, io voglio parlarne adesso. Secondo me adesso ti conviene starte buono. Dopo tutto quello che abbiamo passato, Rosso, mi devi la verità. Se ne guardi, Alessà. Ma che ti salta in mente? Pure mo che te parlo. Mi pare che tu mi stia dicendo la verità. Io da quando ti conosco c'è una guerra dentro. Una parte te mette crede e l'altra no. Ma perché te la sto dicendo la verità? Rosso, qui ci stanno fregando a tutte e due. Ti facevo più furbo, sai? Avanti, dimmi chi ti ha fatto la soffiata. Uno che non avrebbe motivo da raccontarmi palle. Ma voi non dite niente? Cioè, anche voi credete a sta stronzata? Aio!
Qui non si vedono né il Rosso né i fratelli Regina. Non sono nemmeno a casa. Abbiamo controllato le loro abitazioni. E Alcamo? Non si è mosso dalla sua villa, ma è sotto controllo. Che facciamo? Continuate l'appostamento. Puoi spegnere questo affare? Mi rilassa. A me no.